buongiorno per Notizie d'Abruzzo. Siamo a Pescara in compagnia di Angelica Bianco, segretaria regionale della Democrazia Cristiana. Allora, la Democrazia buongiorno Cristiana è nell'ambito delle iniziative del centrodestra e tra le liste che sono a sostegno del candidato presidente Marco Marsiglio. Innanzitutto, di sondaggi non si può parlare, però come dire, Angelica Bianco ci dice che la DC in questo momento raccoglie il favore dei cittadini, almeno durante gli incontri. È così? Allora, la Democrazia Cristiana ha sempre riscosso un grande successo perché è il partito più antico e che comunque annovera i valori dell'Abruzzo grazie al ricordo anche del ministro Remo Gaspari, che io spesso nomino. Quindi in Abruzzo ricordano bene quello che è stato fatto e quello che si potrà fare con la nuova Democrazia Cristiana, quindi con noi i nostri candidati, che vi prego chiaramente di seguire e di votare durante queste elezioni che avverranno il 10 febbraio 2019. Allora, Angelica Bianco, prima incontrando alcuni militanti della Democrazia Cristiana e anche dell'UDC, perché bisogna ricordare che in questa tornata elettorale del 10 febbraio c'è un patto tra DC e UDC, ma c'è anche un patto nel centrodestra. Superate le diffidenze, le tensioni, pare che insomma adesso ci sia un orizzonte positivo, è così? Certo, assolutamente sì, ne siamo contenti perché chiaramente i problemi dell'Abruzzo sono altri e noi andiamo tutti quanti insieme, mirati verso la vittoria. Il presidente Marco Marsiglio è un'ottima persona, i programmi sono già stati presentati, i candidati stanno lavorando in maniera egregia e siamo pronti per vincere. Bene, tra le priorità ce ne può sottolineare almeno tre più importanti che la DC propone ai cittadini abruzzesi. Abbiamo sempre detto chiaramente la sanità, le infrastrutture ed il lavoro. Invece per quanto riguarda i giovani, le iniziative legate alla piccola imprenditoria, lei stessa è un'imprenditrice e negli incontri sollecita i giovani a darsi da fare su quali campi? Il campo dell'agricoltura potrebbe rivestire una grande risorsa. Per quanto riguarda anche diciamo, i piani think tank, con i vari uffici think tank che noi vogliamo istituire in tutta la regione. Quei piani di elaborazione di progetti per l'Europa. Esatto, per l'Europa, dove noi andiamo a chiedere chiaramente i soldi che arrivano in realtà in Abruzzo, ma puntualmente tornano in Europa. Per cui in questo modo noi li possiamo sfruttare a tutto tondo. Tra l'altro nelle vostre riunioni è presente l'onorevole Giampiero Catone, che è un esperto di politiche europee. Quali sono i consigli invece che lei può dare ai settori più fragili della società? Cioè, se la Democrazia Cristiana avrà un ottimo risultato alle prossime elezioni regionali, quali saranno le iniziative a favore delle famiglie, dei giovani e soprattutto delle persone anziane? Allora, prima di tutto nelle zone disagiate e nelle posizioni meno diciamo agevoli, come appunto le zone pedemontane, noi chiediamo che ci sia anche una defiscalizzazione, quindi paghino meno sia a livello di tasse che a livello chiaramente di servizi, perché chiaramente devono attraversare un pedaggio autostradale X, un'illuminazione che non c'è, delle strade che comunque sia sono messe molto male e di conseguenza i sacrifici sono maggiori, per cui per queste persone chiediamo una defiscalizzazione. Per quanto riguarda invece le zone diciamo più agevoli, che sono le zone cittadine, chiediamo chiaramente di più per l'industrializzazione, quindi per l'artigianato, per la pesca nelle zone chiaramente marittime. E questi sono i nostri piani di risoluzione per una continuità e per il lavoro. Abbiamo un progetto importante che prevederà appunto il fattore Abruzzo non al centro solo dell'Italia, ma al centro di scambi commerciali in Europa. Però ve ne parlerò più in là, perché chiaramente ci stiamo lavorando e stiamo trovando, insomma, stiamo cercando di businessmen esteri pronti a investire in Italia. Bene, a questo punto ringraziamo Grazie. Angelica Bianco, segretaria regionale della Democrazia Cristiana, che ci ha parlato delle iniziative della DC e dell'UDC per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio. Mi raccomando, votate.